Bella ragazzi, bentornati qui in questo nuovo video di Ragazzi, oggi siamo qua perché siamo dei veri esperti di hip hop. Quindi oggi vi spiegheremo 10 rime che nessuno capisce, che nessuno ammette. Perché noi le sappiamo, perché le leggiamo su internet. Oggi andiamo ad analizzare un artista del panorama italiano e parliamo del grandissimo Gabriele D'Annunzio. Oh, finalmente. Con la sua famosissima, celeberrima Pioggia nel pineto. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Taci! Lui ode parole che dici. E tu dici, non ho le parole che dici, sono già confuso. Da quel che mi ricordo dei superiori è una poesia dedicata a Ermione. No, devi essere il massimo esperto. Massimo esperto. Okay. Quindi cosa ci vuole dire il buon D'Annunzio? Che in una prima fase devi tacere, perché subito dopo dici ascolta. Quindi è un insegnamento. Quindi si insegna un po' alla vita, no? Sempre di un artista comunque premiato, ha vinto comunque dei Grammy Awards, è proprio del nostro buon Pellac. O cameretta, che già fosti un porto alle gravi tempeste mie diurne, fonte se ur di lacrime notturne, che il dicelate per vergogna porto. Io non so se voi lo sapete, ma ha avuto un passato da YouTube. Ci dice che nella sua cameretta. Oh, cameretta! È un nome alla sua cameretta. È un nome alla sua cameretta che poi si è trasferito e quindi ha dovuto cambiare un po' zona. Infatti ci ritrovo molto in queste, in queste sue parole. Ci spiega che la sua vecchia cameretta era non si trovava bene lì. C'era un clima teso, non riusciva bene a esprimere la sua arte all'interno del suo luogo. Io non sto capendo. Ho scelto questa rima di questo artista che possiamo accomunare ma anche a Liberato, perché non si sa se esiste realmente Omero, o come hai detto a Napoli, Omero. L'armi canto è il valor del grande eroe che pria da Troia per destino ai liti d'Italia e di Lavinio errando venne. Praticamente parla di quando il giovane Enea aveva combinato troppi casini, ha deciso di andare via perché era appunto inseguito da il dio Lira di Giunone, figlia di Saturno, che era capo della polizia. Lui scappa ai liti d'Italia di Lavinio errando venne, quindi qui scappando ha deciso di andare a Lavinio, piccolina città di periferia, per diciamo fare base lì con la sua squad. Figo! Se ti dicessi sempre caro mi fu quest'armo comune, chi ti viene in mente? Mi viene in mente francese. No, però fammi fare l'intro. Mondo mio, come dice te. Sempre caro mi fu quest'armo comune, questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. E se andiamo a studiare e contestualizzare nel 2018, lui è caro a quest'armo colle e a questa siepe perché lo nasconde da sguardi indiscreti, aveva paura dei corazzi. Questa siepe non va ad essere una metafora della corazza che tutti noi ogni giorno mettiamo per proteggerci dagli sguardi altrui? Certo. Eh? Il quinto verso ce lo regala in realtà un artista internazionale, Pablo Neruda. Nella notte entreremo a rubare un ramo fiorito, passeremo il muro nelle tenebre del giardino altrui, due ombre nel muro. Sono così famoso. Non so se voi lo sapete, ma aveva dei problemi al lavoro e non riusciva sempre ad arrivare a fine mese. E faceva il collezionista di piante. Ma lui ci dice che nella notte lui entreremo, lui e la sua gang, a rubare un ramo fiorito, che era pensato un po' l'unico ramo fiorito che gli mancava nella sua collezione di rami fioriti. E nelle tenebre però del giardino ha sgamato due ombre nell'ombra. Erano due extra comunitari che erano andati lì per prendere lo stesso ramo fiorito. O sette. Sei. Allora. Sugliamo Wams. Quando tua madre sarà diventata anziana, dalle braccia per sostenerla, accompagnala con fare allegro l'ora che verrà piangendo, la dovrai accompagnarla per l'ultima passeggiata. È una poesia scritta da Hitler nel 23. Lui appunto ha fatto questo misunderstanding che tutte le persone a cui lui voleva bene fossero trattate come la mamma. Cioè lui decide di accompagnare comunque qualsiasi persona. La gente dice in campi di sterminio, ma questo è tutto da vedere. Alfa, alfa, alfabeto, AU, 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 A. Alfa, alfa, alfabeto, a pa 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 pa. Alfa, alfa, alfabeto, IA.
spiega l'alfabeto tramite dei suoni, come se lo spiegasse a un bambino. Ma cosa ci vuole dire? Quindi è tutto un insegnamento sull'alfabeto? No, è che ogni cosa ha un inizio e una fine. E una fine. Come l'alfabeto. Per me. Sicuramente non conoscete l'autore. Il titolo è Anima Mia. Voi direte ricchi e poveri. No, gliel'hanno rubato. È di Nazim Hikmet. Chi è Nazim? Non ne ho idea. Mi sembra che... Ma chi l'ho trovato quello di Nazim Hikmet? E vedi, è famosissimo Nazim. Anima Mia. Chiudi gli occhi, piano piano, e come si affonda nell'acqua, immergiti nel sogno, nuda e vestita di bianco. Il più bello dei sogni ti accade. Nuda, ma vestita di bianco, è una nuda con lo sperma. Esattamente. Spiega che da giovane ha avuto tante amanti. Gli consiglia di chiudere gli occhi per farla. E dice anche piano piano. Nuda e vestita di bianco, il più bello dei sogni li accoglierà. Perché è nuda ma vestita di bianco splendente, no? Io leggerò una poesia di Nazim Hikmet. Ah, anche tu? Il più bello dei mari è quello che non navigando. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Lascia dubbio. E la parafrasi che vorrei fare è non l'ho ancora fatto. Sì, va.